Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Nello scorso video di Pokémon Diamante Lucente abbiamo sgominato il Team Galassia dall'impianto turbine e ho scoperto che non potevo catturare Drifloon se non aspettando una settimana. Ad ogni modo, io ora catturo qualche Pokémon selvatico che non ho, Shellos mi piace, per avere un minimo di difficoltà in più e poi proseguire l'avventura. Pokémon Lucomare, Shellos. La sua forma e il suo colore variano a seconda del suo habitat. Nella regione di Sinnoh è stata confermata la presenza di due tipologie diverse. Sì, si chiamerà Tsunade. Tsunade perché Tsunade combatte con la lumaca gigante in Naruto, è femmina e Shellos è una lumaca, quindi sì. Pachirisu è uno di quelli che all'inizio, proprio quando facevo la squadra embrionale, era solo un pensiero quello che volevo fare, lo volevo mettere in squadra. Quindi effettivamente lui sì, sarebbe da mettere in squadra. Forma delle palle di pelo cariche di elettricità elettrostatica, che conserva nelle cavità degli alberi insieme alle bacche di cui va ghiotto. Pokémon elescoiattolo. Soprannome sì, Sector, quindi poi anche maschio, quindi perfetto Sector. Dunque, due Pokémon nuovi. Intanto continuerò ad allenare ovviamente Luxio e il mio Primplup per il momento, fino a che loro non saranno un livello abbastanza alto da poter combattere per conto loro. Tra l'altro non posso neanche usare Chimchar e Turtwig perché è di livello troppo alto. Superato il 10 non obbediscono. Quindi devo conquistare un'altra medaglia per far sì che mi obbediscano. E attenzione, l'uovo di Manaphy si schiude. Dall'uovo è nato Manaphy. Tra l'altro Manaphy è l'unico Pokémon misterioso che può figliare e far uscire appunto un Fione. Però Fione non può fare uova, se non sbaglio. Soprannome a Manaphy? No, niente soprannome per lui. O lei, non ha sesso quel Pokémon. Se spalmi miele su un albero profumato potresti attirare dei Pokémon. Dovrei farlo. Ho detto che l'avrei fatto, ma poi non l'ho fatto. Dovrei farlo. Volevo farlo, ma niente, mi ha preso lui. Che ne diresti di una lotta prima di addentrarti nel bosco ai popoli? Va bene, facciamo sta lotta. Nestore, campeggiatore, che manda in campo un Ponyta! Uno dei Pokémon che su Diamante e Perla potevi trovare di tipo fuoco insieme a Chimchar. E poi Magmortar, ma nel post-game, quindi era l'unico Pokémon di fuoco se non avevi Chimchar come starter. Bellissimo. Ah, qui è lo stesso, però puoi andare nei sotterranei e trovare altri Pokémon fuoco se vuoi. Quindi alla fine questa cosa è stata bypassata. Questa sconfitta ti ha scoraggiato e mi dispiace. Allora, non posso premerci solamente A sopra? Se non sbaglio si poteva fare così. Usa. Ma da davanti devo farlo? Ah! Proprio da davanti, vabbè, se c'è bambino lì però che ne so io. Ok, corteccia spalmata di miele e mettiamo via Manaphy che tanto non voglio allenarlo. Ci provo, ci proviamo con Shellos, che dite? Questo è un montanaro, avrà Jadud. Un vero montanaro rimane tale, sia in montagna che in pianura. Yeah! Forza, sono pronto! Con quanti punti esclamativi te lo dico! Marcus Montanaro. Questo è Bud Spencer Montanaro. Ah, Jadud infatti, e quindi si fa easy peasy lemon squeezy. Tsunade, che facciamo? Pistola acqua, fangus berla. No, pistola acqua, più efficace. Questo perché Jadud, essendo roccia terra, ha 4 volte la debolezza al tipo acqua. Impara ripresa, mamma mia. Mi sta venendo voglia di portare Shellos alla Lega. Però dovrei fare un cambio di squadra radicale poi. Perché ce li ho già in mente quelli che voglio usare. Usare fino alla fine. Quindi devo trattenermi dal voler usare Shellos. Se poi Pokémon acqua già ce l'ho, che è Primplup. Allora, potrei fare Fangos Berla per diminuirgli la precisione ed è quello che farò. Tanto sono più veloce. Bene. Coprigli gli occhi di fango. E non ha mancato il bersaglio. Brutto colpo. È fuoco all'energia, grazie. Doveva farlo prima. No, dai, brutto colpo d'altra volta, no! E poi doveva farlo prima, vendetta!
Mi mandava KO prima, no? Che palle. Dunque, lo strumento che c'era qui era attacco X. Bene. E scendiamo qui per però andare a curarci. Lei ha una profumina, quindi ci servirà un Pokémon che può usare una beccata per appunto infliggere danni ai suoi Pokémon di tipo erba. Ne ha solo uno, sarà Abadieu. E infatti, ti pareva. Quali Pokémon possono avere le profumine? Fin troppo facile. Elizabeth. Hai sentito il buon profumo del mio Pokémon? No, un po' troppo veloce sono stato, mi dispiace. Dunque qui c'è lo strumento antidoto che è nascosto. Questo lo sappiamo perché siamo bravi. Dunque, dato che dopo tanto devo scendere, vado prima qui sotto e vediamo un po'. Sector, è il tuo momento di brillare? Vediamo un po'. Oh, e ti fai, te ne vai? Chissà che specie di Pokémon vivono da queste parti. Scopriamolo. Guarda, ce n'è un paio di queste parti. Mancherebbe solo Buizel. Ah, a Shinx lei. Facciamo occhioni teneri intanto, così diminuisce un po' l'attacco. Boh, poi non lo so, vediamo un po'. Così fa meno danno. Ok, 4 punti danno non è male, ma... attacco rapido. Insomma. Usa attacchi fisici solamente, quindi un altro occhioni teneri, così lo teniamo a bada. Sconfitta. Che shock! Ma come ho fatto a perdere? Dopo 10 fango sberla hai perso per forza, cara. Ci ho messo un po'. Ma perché Pokéball? Ma che avevo in mente quando hanno messo le Pokéball lì? Tanti anni fa, intendo, eh. Cioè, già qui era da Mega Ball la questione. Qua, ancora, però. Dunque, continuando qui, invece, abbiamo questo allenatore. Ho Sector davanti. Proviamo, vediamo un po' che c'ha. Speriamo che anche lui non abbia Shinx, perché sennò... Non è bella, non è affatto bella. Cos'hai tu, caro? Gerud, perfetto. No, non è perfetto invece, no. Proprio no. C'ho stato, comunque. Perfetto. Livello 12, mi piace. È bello combattere con Pokémon più deboli, almeno eviti di far salire troppo quelli che vuoi portarti a endgame. Purtroppo in questi titoli va così, grazie al condividi esperienza sempre attivo. Se no, combatterei solo con loro. Ma devo proprio perdermi qui. Caro, se non sai dove vai, usa la mappa città. Ah, ma lui è Piercarlo Montanaro, quindi no, loro non usano mappe. Loro vanno dove li porta il vento. Onix, è certo. Mi tocca cambiare ancora una volta perché ho paceri su davanti. Allora, Tsunade, facciamo a capirci. Non prendere troppe pigne in faccia. Farà sassata o azione, quindi mi raccomando. Mi raccomando, lega tutto. L'unica che non mi aspettavo è che tutti gli Onix hanno, lega tutto. Quella va a fare. Però vabbè, fa cagare comunque. E il dottino fa più male della mossa stessa. Bravi. Bravi tutti. Acti vuole imparare bolla raggio. Leviamo allora... Sì, pistola acqua, sì, tanto bolla raggio è più forte. È andata bene, però adesso dovrebbe esserci la Combat Girl e poi un'altra ragazza picnic, quindi penso di riuscire a cavarmela. Ehi tu, affrontami. Senti che chitarra qui. Lottiamo e ti avviso, farò sul serio. Va bene, ci spero. Joanna. Machop. Sarà facile, spero. Occhioni teneri per cominciare. Facciamo intenerire così l'attacco scende di molto. Bene. Ah, diminuisce di uno. Ah, per... È fascino che lo fa diminuire di tanto. Era fascino. Alla fine ho dovuto terminarlo con beccata di Acti, perché sennò non andava giù mai, neanche per sbaglio. Ho perso, lo ammetto, se una spanna sopra di me. E beh, ci voleva che me lo ammettessi, si vedeva. Dunque qui c'era un oggetto nascosto, se non sbaglio. Oddio, da qua da dove si veniva? Non mi ricordo proprio.
qua giù invece per la Pokéball, che è una super pozione molto importante. E qui? Ah, posso riposare. Oh, grazie. Molto gentile lei. Che fare, che fare? Che sia il caso di sbagarmi un po'? No, 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 non lottiamo. Vai via, vai, vatti a divertire con un tuo ragazzo se ce l'hai. Ali Picnic Girl, manda in campo. Ah, Piplup, buono allora. Peccato che Sector non abbia nessuna mossa elettro. Bene, Vux penserà a finire il lavoro, ma... Pagirisu deve per forza diventare più forte ora nel bosco. Per fortuna ce la possiamo fare. Almeno ho una squadra un pochino più uniforme. Sottocarica a posto di... Sottocarica... leviamo sottocarica per Scintilla. Oh, e Sector impara Scintilla. Finalmente, leviamo Ruggito che non serve a niente. Ruggito, occhioni teneri e fascino. Qualcos'altro che diminuisce l'attacco ce l'abbiamo? Ma no, ma che maniere sono? E tu volevi lottare, ti ho detto di no. E quindi? Senti anche tu i versi dei Pokémon. Ragazzi, sta cosa mi ha fatto venire un'epifania. Io quando iniziai a sentire i versi dei Pokémon, perché li mettevano in game, mi cacai in mano tantissimo e non capivo che cosa era. Poi dopo, vedendo, ma sono i versi dei Pokémon, dico, boh, forse li hanno messi in game. Ed effettivamente era così. Pronti a entrare nel Bosco Evopoli? Ah, qui non ci si può andare. Lì c'è uno strumento, ovviamente, ma la MN devo per forza posso solo usarla una volta sconfitta la seconda palestra. Quindi, i Pokémon davanti e Pachirisu, penso che ci siamo. Oddio, ci sono Coleottero qua dentro, anche allenatori con Pokémon Coleottero, ma... Attenzione! Ciao, io sono del Metra e tu invece ti chiami? Ok, Link, sono lieta di conoscerti. Senti, posso chiederti un grossissimo favore? Vorrei attraversare il bosco, ma ho paura di andare sola. Ho sentito dire che c'è un gruppo di tipi loschi chiamato Team Galassia che si aggira da queste parti. Più siamo, meglio è. Posso venire con te? E perché no? Terrò la tua squadra di Pokémon in forma perfetta. È quello che volevo sentire. E tra l'altro possiamo imbatterci in Pokémon selvatici due per volta. E non si può prendere bene la mira perché sennò il gioco è rotto. Il tuo Pokémon è avvelenato, dovevi comprare antidoti. Eh già. Ah, qui ci si poteva fare evolvere Eevee in Leafeon. È abbastanza piacevole al tatto. Eh già. Ci credo. Dunque, andiamo qui, dai. Primi due allenatori. Lotta in doppio. Sto facendo una passeggiata, e tu? Un esempio di classe, vediamo. Non ti importa? Beh, te lo dico lo stesso. I Pokémon Coleottero! Vabbè. Ah, ma è un bimbo. Una voce troppo adulta. Va bene, Pachirisu e Vurpal. Oh, interessante. Lei ha Chansey! Chansey! Con l'arcobaleno, bellissimo. Scintilla su Vurpal, che almeno facciamo un danno normale. Ovviamente attacca a me perché lei è una brava signorina da prendere a badilate. Ok, dolce bacio, ma evita l'attacco, peccato. Niente, Pachirisu attacca a me, ce l'ha con me, va bene. Incantavoce, ma una bottarella, un colpo, un coppino, così a mano, un coltello della mano dietro al collo per stenderlo, definiti proprio per sempre però. Non per la lotta, ma per sempre in quella maniera. Poverino. Lo scoiattolino. Oh, ragazzi! 3 minuti per un Pachirisu e per un Silcoon. Oh, ma chi si racconta sta cosa? Ma chi si racconta? Andrelink, perché tagli le lotte contro allenatori normali? Per questo motivo! Ma dove si va a raccontare? Ma non esiste. Cioè, va bene, per carità, però. No, per giocare, quando giochi da solo, anche ci metti un'ora per un selvatico, va benissimo. Ma così, ragazzi, no, oddio. Perché Andre Link non vuole gioco troppo facile, quindi usa Pokémon che non userebbe, e a lei sono deboli. Lo so, ragazzi, me lo sono imposto io a sta regola. Quando un allenatore e un Pokémon si uniscono, nasce una forza misteriosa. Ma a piedi nudi? Vedo, prevedo che subirai una sconfitta. Ah, ma sì, gli Psychic qui erano a piedi nudi, sì. Ma
Sensitivi, vabbè, psychic, sensitivi. Però che è bello che hanno la Pokéball così, sospesa per aria. Molto carino. Scintilla su Abra. Rabra, ragazzi, pure un Pokémon pericoloso. Ma non questi, perché questi qui mi sa che non hanno raggio scossa. E raggio scossa non è neanche una tecnica che possono imparare. Io ho visto l'elenco delle abilità che possono, degli attacchi che possono imparare. Raggio scossa non c'era. Quindi non so come ce l'abbiano. Vabbè, era su Bulbapedia, quindi magari non ho letto bene il nome in inglese, ma non mi pare che ci fosse. Quindi boh. Quelli della scuola Pokémon cittano. In realtà la sconfitta l'ho subita io. Eh già. Oddio, ci andrebbe l'accento sulla I. O meglio, è un accento che non si sente. Però gli accenti andrebbero messi. Anche se subita, penso che sia l'unica parola dove davvero non serve. Consigli utili. Ok, no, più che altro volevo provare a vedere tutte quante le strade. Qui non c'è nulla. No, solo un raggio di sole, ok. No, no, voglio vedere tutte quante le strade per assicurarmi di non lasciare niente. Oddio, catturare un Badiou per poi farlo diventare Roselia e infine Roserade non sarebbe male. Allora, altri due allenatori che sono due chiappacoleotteri. A chiappamosche, vabbè. Che hanno Burmy e Varbol. Ah, Burmy. Bellissimo Burmy, appeso all'aria. Ma sì, avrà il suo filo che scende da un albero da cui siamo circondati. Ai miei tempi i Pokémon toccavano tutti la terra. Che tranne i volanti. Oh, anche qui abbiamo fatto. Santo cielo. Paceriso è al 16, ma ragazzi, wow. Per la palestra comunque sia non ho nulla di valido per la palestra di Gardenia che vedremo nel prossimo episodio. Spero. Se prima non mi fanno affrontare il Team Galassia, anche perché ci vuole taglio per entrare lì, quindi no. Affronteremo sicuramente Gardenia nel prossimo video. E per quella palestra mi sa che tornerò a prendere Staravia. Il mio Lucky. Ok, oh, attenzione, qui cosa c'è? Ah, niente, un cumuletto di erba. Mi sembrava un rigonfiamento. Questa foresta è strana, sai? Mi riempie di una misteriosa energia. Si avverte una misteriosa presenza. Proviene proprio da te. Bene. Belli però, belli ragazzi. Belli questi, belli davvero. Poi le loro pose statiche di tutti quanti gli allenatori all'inizio è un richiamo a Diamante e Perla e Platino. Quindi i veterani lo sanno, ma chi non lo sa, che è un nuovo giocatore, dice ah ok, fanno vedere come entrano e poi si muovono, lanciano la sfera, ok. Invece è un richiamo, è bellissimo. Per quanto possano sembrare simili ai vecchi giochi, questi remake, se li si è giocati con superficialità, i primi vanno presi assolutamente. Io sono uno di quelli che quando ha un gioco lo rigioca 14.000 volte, ma stavolta Pokémon Diamante e Perla l'ho giocati Platino due volte, più la Nuzlocke, e Diamante 3 se non sbaglio, quindi nulla, praticamente, nulla. Quindi me li sto proprio godendo. E poi giocati tantissimi anni fa, tra l'altro. Platino un po' di meno, perché ho fatto anche la run extreme, che poi alla fine era una cagata fare la run extreme, quando dovevi portarti per forza al livello degli altri allenatori per avere qualche chance. Quindi alla fine erano solo livelli più alti, ma dovevi allenarti anche tu e perdere tempo. Quindi alla fine era inutile. La mia vittoria non è affatto strana, è già... Ah, Meritite, se ne è accorto un po' tardi, che Meritite è andato a fare la nanna. Bene, qui niente, è da dove siamo venuti prima. E qui sotto Baneri maschio. Non che ci sia nulla di male, ma preferisco femmina. Lo voglio femmina per puro gusto estetico. Siamo arrivati alla fine del bosco. Demetra, che ci dice allora? Guarda, ecco l'uscita. Sono così sollevata. Ce l'abbiamo fatta. Non ci sarei mai riuscita da sola. Mille grazie, Link. Ti ho portato a girovagare qui
in lungo e largo, avanti e indietro, pur di vedere tutte quante le possibili chicche che aveva da offrire il posto. Però attenzione, qui possiamo andarci anche senza taglio. Beh, manchiamo sicuramente qualcosa, ma ci torneremo. Oh, qui ci sono allenatori e qui non c'è nulla. Io mi ricordo strumenti nascosti a caso, però non ci sono. Ma le bacche le voglio. Qui c'è il barattolo di miele. Ah, però dovrei andare a vedere quell'albero che ho spalmato prima, se c'è qualcosa. Forse c'è, forse non c'è. Ci vado. Tanto repellente. Ma come? Ancora niente? Ma che serve allora? No, niente da fare. Nessun Pokémon è stato attratto all'albero. Boh. Ad ogni modo, mi completo questa zona qui fuori e poi posso anche terminare il video. Ok, saluti a pescare. Oh, eccolo qua. Un allenatore che vuole combattere. Quello, pescare, è un hobby tipico degli adulti. Ma anche i ragazzi della mia città, c'è il mare qui, andavamo a pescare da ragazzi. Si faceva, dai. Più che altro è un gioco di pazienza pescare. Beh, una vittoria piuttosto semplice con Scintilla. Non abbocca a niente, tanto vale fare una pausa. Ma ragazzi, il dettaglio dell'acqua lo vogliamo notare un attimino? Senti anche questa musica particolare per il pescatore. Un jazz, smooth jazz. Ma è fantastica. E la soundtrack di Diamante Lucente e Perla Splendente è già disponibile su YouTube. A grazie ad alcuni che l'hanno caricata. Ma è fantastico, ragazzi. Musica smooth jazz per un pescatore. Magari ha passato tutta quanta la sua vita in fabbrica e ora si rilassa con la pesca. Bello. Oh, è l'ultimo. Ho pescato dei Pokémon molto forti. Lottiamo un po'. Ma ci tanto per passare il tempo. Tra una pesca e l'altra. Zeno. Bello come nome. Qua Sector sta facendo una strage grazie a Scintilla, vabbè. È inutile, è ovvio. Quando perdo divento un groviglio di emozioni, come la tua canna da pesca, giusto? Come la lenza. Anche i tuoi piedi sono aggrovigliati, ma che persona sei? I piedi aggrovigliati? Con cosa? Quest'uomo è spaventoso. Oh, siamo arrivati ai Evopoli. No, sono andato un attimo qui perché questi sono i posti dove attaccare la vostra bicicletta. È una bella sensazione andare in bicicletta con il vento in faccia, no? Ragazzi, lo vedremo nel prossimo video. Per questo episodio è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Magari stavolta è uscito un video un po' più lungo perché è un'ora di registrazione, ma ho fatto davvero, davvero un bel percorso. Ad ogni modo, io come sempre vi ricordo che in descrizione trovate i link per Instagram e Telegram dove pubblico gli aggiornamenti. E se ancora non siete iscritti al canale, magari fateci un pensierino e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!